ragazzi, sono Snax e bentornati nel mio canale. Da quanto tempo? No, in realtà è una settimana. Però da quanto tempo? Oggi sono qui a parlare con voi di un'applicazione in particolare che solitamente nomino sempre nei miei video. Sto parlando di Instagram. Oggi vi mostrerò le 5 cose che amo, che adoro di più di questa magnifica applicazione. Prima di iniziare però, se riusciamo ad arrivare a 100 likes in questo video, vi porterò un altro video in cui parlo delle 5 cose che io odio di Instagram. Perché sì, ok, è una magnifica applicazione, è bella e tutto quanto. Però secondo me, ovviamente, parere totalmente soggettivo, anche lei ha dei difetti. Quindi lasciate un bel pollice in su qui sotto e iniziamo. Un secondo che ritrovo la lista perché me le sono appuntate queste cose. Ok, una delle 5 cose che amo di Instagram è sicuramente la possibilità di creare una storia. Applicazione molto simile era tipo Snapchat, una roba del genere che esisteva qualche anno fa. Cioè nel senso, tutto esiste, però andava molto di più qualche anno fa. Adesso con le storie di Instagram appunto si è rivoluzionato il tutto. Tutti utilizzano Instagram. Snapchat ce l'ho ancora installata sul mio cellulare, però la utilizzo molto 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 poco. In realtà non lo utilizzo per niente, però... No, non lo utilizzo per niente, punto. Quindi, come dicevo, la funzione di creare una storia di un giorno, che duri un giorno, è una roba che a me mi manda in fissa. Cioè, nel senso, vi rendete conto? È stupido, perché alla fine è stupido. Cioè, nel senso, ormai è una banalità, però è spettacolare perché tu, durante la tua giornata, puoi creare la tua storia, puoi inserire delle tue immagini, dei tuoi video, dei tuoi boomerang, poi ovviamente ci sono varie funzionalità, in cui racconti appunto la tua giornata, perché ovviamente dopo un giorno tutto ciò si elimina. E questo è spettacolare, questa è una delle funzioni che pochi social network hanno, che pian piano poi ha inserito pure Facebook, ha fatto un macello, però di solo Instagram a me piace così tanto. Come secondo punto, che anche questo ormai è diventato secondo me una banalità che però io utilizzo molto e veramente ringrazio i creatori di Instagram per averlo messo, sono le dirette. Le live su Instagram che a me piacciono un sacco perché sono semplici, ok? Sono molto semplici, puoi solamente aggiungere degli effetti alla tua faccia e basta. Però se tu magari hai qui 10 minuti, non hai niente da fare, vuoi parlare con qualcuno, accendi Instagram, avvi una diretta e io mi diverto sempre. Poi comunque c'è una sorta di feeling molto diretto con le persone che guardano la diretta. Tu che rispondi, boh, non lo so, qualche domanda che ti fanno in diretta. È bello perché le live su Instagram sono una roba bella. Una volta andavano anche di moda quelle di Facebook, cioè nel senso io facevo anche quelle di Facebook, le live. Però, dico la verità, sono anni che non faccio più una live su Facebook. Meglio Instagram. Su Instagram mi segue più gente, è molto più comodo. Ormai ci ho preso l'abitudine, quindi le live di Instagram sono le mie preferite. Al terzo punto invece voglio inserire una roba molto, molto, molto importante, che penso pochi di voi fanno caso, ma veramente è di un'utilità incredibile. Sto parlando dell'editor delle foto, ovvero la funzionalità, chiamiamola così, che ti permette di modificare le tue foto quando pubblichi su Instagram. Molti di voi sicuramente non ci fanno caso, però fidatevi, io che ho un iPhone e sono psicopatico per le foto, cioè nel senso aggiusto veramente ogni minimo dettaglio, Instagram posso assicurarvi che ve le sa modificare un bel po'. Se non avete capito di cosa sto parlando, vi lascerò, penso, qui uno screen per farvi capire appunto di che cosa sto parlando e a quale funzionalità mi sto riferendo. Molte volte, per esempio, mi capita, no, non avendo magari il PC tra le mani, quindi non potendola modificare con programmi un po' più professionali, mi capita di prendere una foto e nonostante io magari abbia più applicazioni di photo editor sul telefono, utilizzo proprio l'applicazione di Instagram per modificare magari la luminosità, il contrasto, il calore e tutti gli altri parametri che aggiustano la foto, no? A me piace un sacco, non so perché, però molti la sottovalutano sotto questo punto di vista, ma fidatevi, è molto utile. Al quarto posto inserirei un'altra funzionalità che hanno aggiunto da poco, se non sbaglio, cioè relativamente da poco, perché comunque è già qualche mese che c'è, ovvero la possibilità di mettere in evidenza le storie. È una roba assurda perché, per esempio, prendiamo il caso, il mio compleanno, che è stato qualche giorno fa, io ho fatto una serie di storie durante la giornata del mio compleanno che hanno rappresentato, diciamo, i momenti più belli di quella giornata, e io le ho potute, tra virgolette, salvare, quindi non perderle, mettendole in evidenza, e così tutti quelli che entreranno dentro il mio profilo, io ricompare la storia mia, insomma, impressione, ovvero quelli che ho salvato. Cioè io alla fine non è che vado a intasare quelli che sono i posti in evidenza, le storie in evidenza, però magari nei casi particolari le metto per ricordo, semplice, per ricordo. Quindi altra funzionalità ben accetta, molto figa, mi piace. Come quinta e ultima funzionalità che amo veramente tanto 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 di Instagram e che mi ha tra virgolette permesso di farla diventare una delle mie applicazioni preferite è il comunicare, il direct. Cioè nel senso, sembra una banalità anche questa, però avere un'applicazione
con cui io posso interagire con coloro che magari mi seguono senza andare a sfondare quel che si chiama privacy, perché comunque è sempre un social network che mi tengo a parte. Cioè io con Instagram posso, cioè più che posso, scrivo e magari rispondo a tutti coloro che mi scrivono, che magari, che ne so, mi seguono su YouTube o mi seguono su Instagram. Quindi vuol dire che al giorno d'oggi, avendo diverse persone che quotidianamente mi scrivono su Instagram, io utilizzo più Instagram magari che WhatsApp. Cioè mi ci trovo davvero bene. Ottima funzionalità anche questa, perché se non ci fosse questa funzionalità, sì, sicuramente ci sarebbe stata qualche altra applicazione che ci avrebbe permesso di far ciò. Però tutto in un'unica applicazione, quindi condividere le foto, condividere le storie, permette di parlare con i tuoi followers. Cioè Instagram ha giudicato ancora una volta come la migliore applicazione. Oh, aspettate, fermi tutti, una cosa che non ho specificato: migliore applicazione secondo me. Tutte queste funzionalità che ho elencato sono dei miei personalissimi pareri. Anzi, facciamo così, scrivetemi qua sotto: voi che cosa amate di Instagram? Le stesse cose che amo io? Oppure c'è qualcosa in più che non ho detto e che secondo voi è molto importante per questa applicazione? Fatemelo sapere qui sotto. Ai commenti rispondo sempre e li leggo tutti, quindi forza, commentate. Mi raccomando, lasciate 100 mi piace minimo per avere un altro video in cui parlo delle 5 cose che io odio di Instagram. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Ovviamente, cosa che non ho detto ma è sottintesa, seguitemi su Instagram, Marco Gelmini, tutto minuscolo, tutto attaccato. Ci vediamo in un prossimo video, vi voglio bene. Un bacione, ciao! Planning this as I go, got my whole future, I don't really know. Swear this time is moving so fast. They say good things never will last. Break that model, breaking that code.